Partiamo con la pulizia degli scampi. Eliminiamo la testa, stacchiamo il carapace e sfiliamo l'intestino. Via gli occhi, che risulteranno amari, e tagliamo le chele in due. Comincia a tagliare il sedano a pezzetti. E la carota. Adesso vado a preparare la bisque. In una padella con olio butto aglio, carote e sedano. Faccio rosolare un minutino e vado a immettere le nostre teste e le chele. Sfumiamo con del brandy. Vi lascio un piccolo consiglio: schiacciamo molto bene le teste, mettiamo del ghiaccio. Il ghiaccio creerà uno shock termico che farà estrarre tutti i loro succhi. Se non avete il ghiaccio, va benissimo anche dell'acqua fredda. E faccio cuocere circa 10 minuti. Battiamo a coltello la polpa dello scampo. Condiamo con un pizzico di sale e olio extravergine di oliva. Quando condiamo i nostri scampi, partiamo sempre prima con il sale e poi l'olio. Questo farà sì che noi condiremo lo scampo e non l'olio. Faccio sciogliere del burro in padella con qualche fogliolina di maggiorana e aggiungo il succo di limone. Una volta sciolto il burro, possiamo aggiungere un po' di bisque. Emulsiono bene, caliamo le nostre tagliatelle in acqua salata. Ci vorranno circa 2 minuti perché finiremo la cottura in padella. E concludiamo con un bel giro d'olio. Possiamo impiattare e con la tartare di scampo possiamo fare la classica quenelle. E per il gran finale, una bella grattugiata della scorza di limone di Sorrento. E ora l'assaggerò per voi.